Allora, siete collegati con la TV in streaming Global Community del sito raffaelebarone.it. Oggi è presente con me un mio amico Michele Lauria, che è interprete di lingua inglese, perché oggi ci occuperemo di un'associazione internazionale e di un convegno che si è svolto a Roma il 22 novembre di quest'anno. You're connected with the television global community and linked with the website Raffaele Barone. And today we are speaking about a meeting that has been in Rome about the ENDTC organization, which is an organization in which about we will speak today. Il meeting è stato organizzato dal Marino De Crescente di Roma e dalla comunità Passaggi in collaborazione con CHT di Londra. Il presidente della ENDTC è John Gale. Adesso spiegherò un po' il convegno, che ha avuto un grande successo a mio avviso. Hanno partecipato rappresentanti di buona parte del mondo e il tema del convegno è stato: che cosa accade nel mondo delle comunità terapeutiche. The meeting has been in Rome the 22nd of November 2013 and the title of the meeting was What happens in the world of therapeutic communities, and it was organized by Passage and CHT and the ENDTC, International Network of Democratic Therapeutic Communities, from which the president is John Gale from London. Allora, hai iniziato il primo intervento di John Gale, la mattinata è stata coordinata da Giuseppe Manno e poi il primo intervento dopo John Gale ha parlato Marta Vigorelli di Mito e Realtà, che ha presentato un modello italiano di comunità terapeutica. Poi Dimitris Mosconas della Grecia, la comunità terapeutica democratica e la comunità democratica di apprendimento dell'Open Psychotherapy Center di Atene. E infine lo psicoanalista Andrea Baldassaro, italiano, che ha parlato del disagio nella comunità, il posto di psiche tra bios e zoe. Questi sono stati gli interventi della mattinata, che voi troverete nel mio sito, proprio i testi che pubblicheremo in questi giorni. The morning intervention were the one of John Gale about intersecting and heterologies, and then the Marta Vigorelli from Italy about an Italian model of therapeutic community. Then Dimitris Wachornos from Greece, which spoke about the democratic therapeutic community in a democratic community of apprehension in the Open Psychotherapy Center in Athens, in Greece. Then the final intervention was from Andrea Baldassaro, Italy, about the disages in the community and the position of the psyche between bios and zoe. This were the intervention of the morning in Rome. Il pomeriggio gli interventi sono stati coordinati da Marino De Crescente, che era anche l'organizzatore di Roma della cooperativa Passaggi, e c'è stato il primo intervento è stato del sottoscritto preparato insieme a Simone Bruschetta, che è la comunità terapeutica nella comunità locale, la rete sociale tra la comunità residenziale e sostegno all'abitare. Poi il collega ungherese Zsolt Zsolko, la fantasia del corpo, la logica dell'immaginazione nella metafora dello spazio terapeutico,
e Luca Gamburri, Rituale e spontaneità nell'organizzazione clinica della comunità terapeutica. E poi hanno parlato i colleghi portoghesi, Pereira e De Sousa, la Casa de Alba, la nuova comunità terapeutica nel Portogallo rurale. In the afternoon, there were other interventions, the one from Marino de Crescente, Italy, and then Raffaele Barone and Simone Bruschetta spoke about the community, the therapeutic community in the local community, and the social nets of the residential, the housing community, and their supports of housing. And then the other intervention were from Zalca, Hungary, and Luca Gaburri, Italy, Pereira and De Sousa from Portugal. And all information about these interventions you will find in the website of Raffaele Barone with the details of these interventions. La giornata è stata conclusa con brevi interventi dei partecipanti, dei soci che a livello internazionale partecipano appunto alla International Network Democratic Therapeutic Communities. Quindi è stato un grande successo a mio avviso perché hanno partecipato rappresentanti dal Libano al Pakistan, dalla Giappone a Sud Corea, e quindi ecco, si è cominciato a respirare questo spirito internazionale alla Colombia. Quindi ecco, si è concluso così. Questo mi serve per introdurre che cos'è l'International Network Community Therapeutic Democratic. At the end, there were a lot of interventions all over the world, from members which came from all over the world, from the five continents of the world. And this gives also the possibility to speak about this international network of democratic therapeutic community. Questa rete, questo network internazionale è nata a Londra nel 2012, il cui presidente appunto è John Gale di Londra, ed ha una sua organizzazione concepita in termini di internazionale, mondiale. Il sottoscritto è vicepresidente europeo e poi c'è un altro vicepresidente europeo ungherese, Zsófolt Zalka. Richard Rawlinson è vicepresidente per la Nord America, Joseph Manno è vicepresidente per il Sud America, Luca Mingarelli, vicepresidente per l'Asia, e Dimitri Mosconas, vicepresidente per la Nuova Zelanda e l'Australia. This organization has born in the first on the 1st of June 2012, and the president is John Gale. The vice presidents from Europe are Raffaele Barone and Zsófolt Zalka, and there are also other vice presidents from North and South America, Richard Rawlinson and José Manu, and the vice president from Asia, Luca Mingarelli, and Vice President from New Zealand and Australia, Dimitris Mosconas. Il giorno precedente, sempre a Roma, è stato svolto il terzo advisor panel che comprende appunto le associazioni, le organizzazioni, le persone che fanno parte di questa network, questa rete. E si è parlato un po' dell'associazione, si è un po' ribadito quali sono i compiti di questa associazione. Intanto si sono aggiunti i delegati corrispondenti del Sud Corea e Giappone che si sono, come dice, aggregati a questa nostra associazione. Attualmente voglio ricordarle, è una rete delle associazioni delle comunità terapeutiche, introducendo due termini fondamentali: il principio della democraticità, della democrazia applicata nelle comunità, nella comunità terapeutica, ma noi diciamo anche nella comunità locale,
E poi il principio della psicoanalisi sociale, quindi come fruire di questo grande patrimonio culturale che è la psicoanalisi applicata nel sociale. The day before, the 21st of November, there was the meeting of the advisory panel. The two most important topics of the organization is the democracy inside the therapeutic communities and also the psychoanalytic profile that they will develop inside the community. Lo scopo di questa network è quello appunto di promuovere il dialogo a livello internazionale sulle pratiche di comunità terapeutica, sia per le comunità con disturbi di salute mentale, disturbi di personalità, per i minori, con le persone con problemi di giustizia, e questo per allargare il dibattito sulle buone pratiche per diffondere in tutto il mondo le pratiche della comunità terapeutica. There are many diseases and difficulties inside the psychoanalytical world, and this is a good possibility to exchange and disseminate the good results, the good practices inside the therapeutic communities. Accoglie professionisti. Sia professionisti che organizzazioni, quindi psichiatri, psicologi, operatori sociali, terapisti della riabilitazione, arti terapeuti, quindi si stanno associando un po' studenti che vogliono fare esperienze in tutto il mondo con dialogo e scambi, con esperienze anche sul campo. E questo è poi anche fare lobbying rispetto alla promozione della cultura, della comunità terapeutica. There are a lot of professionals and supporters of these organizations, but there are also a lot of organization inside this association, because all have the same topic, the same problem to solve, the different problems inside the psychoanalytical world. Possiamo dire che questa è stata la prima conferenza internazionale che si è fatta a Roma e noi siamo molto anche orgogliosi di aver inaugurato la prima conferenza internazionale a Roma. Però già nell'arco di quasi un poco più di un anno abbiamo corrispondenti in tutte le parti del mondo, corrispondenti grazie anche a una ottima segreteria organizzata a Londra. Abbiamo corrispondenti dall'Argentina, dal Brasile, dalla Colombia, dall'Italia naturalmente, dalla Grecia, dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Slovenia, dall'Ungheria, dal Regno Unito, dal Sud Corea e dal Giappone, e quindi anche rappresentanti della Pakistan, dell'India e della Cina. This was the first meeting organized in Rome. In about 1 year, we have had a lot of meetings. The first of all, as we said before, in London. And then we have also, in the perspective, the next year, in July, to organize the following important meeting in Portugal. As we said, we have correspondents in a lot of countries in the world, from Japan to South Korea, to Argentina, to Great Britain, all over Europe, and we can say that there are 600 individuals and 400 organizations inside this association. Abbiamo visto un grande successo tramite il sito della rete, della network a cui potete accedere. Abbiamo visto già un po' il numero di adesioni. Abbiamo registrato già circa 600 membri individuali e 400 membri di gruppi di discussione, che sono appunto, come vi dicevo, questi professionisti di più
variegati e che si sono associati un po' da tutto il mondo. Possiamo dire che questa è una grande speranza, una grande fiducia, un grande bisogno di confronto, di scambio sulle pratiche della comunità terapeutica. The need of good practice in the world and the dissemination of the results is very important because this gives us the possibility to have more exchange and also more people to speak about these problems. And these members and these individuals that are in this interconnection gives us the possibility to solve better and discuss better all these problems linked to therapeutic communities and about the therapeutic and the psychoanalytical world. Partecipo anche a alcuni centri universitari e quindi invitiamo anche chi vuole fare esperienza da tutto il mondo, esperienza sul campo, nelle comunità, può farlo. Uno degli argomenti che abbiamo discusso nel panel è stato quello di vedere come organizzare azioni formative di qualità. Attraverso esperienze sia culturali ma anche di scambio sul campo. There are also some university centers linked to our organization. And the possibility to organize cultural and intercultural meetings and debates about psychoanalysis, but also about a lot of items linked to this topic, is the possibility to improve our organization and also this membership inside also the university and other associational categories. Adesso dirò un po' alcuni nomi presenti nella nostra network, perché così qualcuno se vuole collegare lo può fare. Mi scuso se non saranno letti in maniera chiara tutti i nomi, ma per darvi un'idea da dove ci si può collegare. Intanto, noi siamo in Sicilia, in Italia. A Roma hanno partecipato rappresentanze di Catania, di Palermo, di Enna, di Ragusa, e questo è una buona speranza anche per la nostra terra. Now we are listing all the participants to this meeting. For example, in Italy and from Sicily, there were members from Catania, from Palermo, from Ragusa and from Enna. L'Italia è il paese che ha dato più, in questa fase, più partecipanti. Già si sono associati 200, più di 230 fra persone e organizzazioni. Faccio un elenco adesso dei partecipanti, dei punti di riferimento: Simone Bruschetta, Italia, Sicilia, dottor Sivji Güney, di Ankara, Turchia, il professor Gary Winship di Nottingham, del Regno Unito, Lorenza Bolzani del Ticino, Svizzera, John Diamond dell'Oxford, Regno Unito, il professor Isherwood del Regno Unito, José Romão de Sousa della Fonder Casa de Alba del Portogallo, Saloni Vias dell'India, Marianne Ansala Aat della Giordania, Eugenio Verella della Francia, Marcelino Lopez dell'Andalusia, della Spagna, Aisha Abdullah Manan del Pakistan, dottor Janne Danerup del Sudafrica, Micheline Meanna della Francia, Miguel Gutierrez della Colombia, Bogotà, Alberto Ferguson della Colombia, Bogotà,
dottore S. Uslu della Turchia, la dottoressa Anna Kudiyorova del Kazakistan, dottor Nada Petrusescu Solic della Slovenia, Adriano Ortiz dell'Argentina, Elkin Ramirez della Colombia, dottor Svena Adshead di Londra, Regno Unito, Tommy Kalak del Messico. Fateham Falan dell'Iran, Meshulam Ben Meir di Israele, è sottoscritto Raffaele Barone di Catania, Italia, Marino De Crescenti di Roma, Italia, Dora Loric dell'Ungheria, Budapest, Giuseppe Manno, Roma, Italia, dottor Giannis Xegos della Grecia, Cristina Kedilou della Grecia, Natassa Karapostoli della Grecia, Marta Vigorelli, Milano, Italia, Luca Mingarelli, Nodo Gruppo, Milano, Italia, Mario Perini, Italia, Dimitris Moskonas, Atene, Grecia, Richard Rawlinson, Regno Unito, Terif Safit, del Regno Unito, Zsolt Zsolka di Budapest, Ungheria, e Vanessa Sdaba della Slovenia. Voglio ricordare anche altri due nomi molto prestigiosi che hanno partecipato anche a Roma, Rex Haig, fondatore di Commutef Community, e poi ha partecipato molto bello a Roma anche Massimo Mammarà, che è stato il primo fondatore della comunità terapeutica in Italia. Naturalmente mi è stato ricordato all'inizio del nostro convegno la grande evoluzione, la grande rivoluzione che si è fatta in Italia a partire da Basaglia. The most part of the members are Italian, 230 members and all the organizations. And the most important that has taken part to this meeting were Dr. Simon Bruschetta from Catania, and then Dr. Sevgi Guney from Turkey, Ankara University, Professor Mio from South Korea, Professor Gary Winship from University of Nottingham, United Kingdom, Lorenza Bolzani from Switzerland, John Diamond from the United Kingdom, Oxford, Professor R.D. Hinshelwood from the University of Essex, Colchester, United Kingdom, José Romão de Sousa, Portugal, São Bento do Cortiço, Salone Vijas, from India, Nagpur, Marian Al-Salahat, clinical psychologist from Jordan, Amman, Dr. Eugenia Barella from France, Paris, Dr. Marcelino Lopez, psychiatrist and sociologist from Sevilla, Spain, Ahesha Abdul Manan from Karachi, Pakistan, Dr. Jane Denerup from South Africa, Cape Town, Micheline Mehana from Bordeaux, France, Professor Miguel Gutierrez from Bogotá, Colombia, Professor Alberto Ferguson from Bogotá, Colombia, Dr. Ekke Uzlu from Ankara, Turkey, Dr. Anna Kudiarova, Almaty, Kazakhstan, Dr. Nada Petrovselic Solinc from Bled, Slovenia, Adrian Ortiz from Buenos Aires, Argentina, Dr. Mario Elkin Ramirez from Medellin, Colombia, Dr. Gwen Atzhead, London, United Kingdom, and Tamika Lach from Mexico, Naucalpan de Juarez. And then Fatimi Fall, Shiraz University from Iran, Meshulam Ben Meir from Jerusalem, Israel, Professor Raffaele Barone from Palermo University, Italy, Marino De Crescente from Rome, Italy, Dora Loric from Budapest, Hungary, Dr. José Manu from Rome, Italy, Dr. Yannis Zekos,
Athens, Greece, Cristina Terlidu, Athens, Greece, Natasha Carapostoli, Athens, Greece, Professor Marta Vigorelli from the University of Milan, Bicocca, Italy, Luca Mingarelli from the Nodo Group of Milan, Italy, and then Dr. Dimitris Mosconas, Athens, Greece, Richard Rawlinson, Cheltenham, United Kingdom, Terry Saftis, London, United Kingdom, Dr. Zsolt Zalka, Budapest, Hungary, and Dr. Vesna Svap, the psychiatrist from Ljubljana, Slovenia. In this meeting, there were also other more very important people about which has spoken Raffaele Barone before. And the names of these two more very important are Alex Hai and Massimo Maran. Ok, adesso non vi faccio l'elenco di tutte le organizzazioni, queste sono le persone, i punti di riferimento su cui possiamo fare riferimento, contatti. Speriamo di poter organizzare questi meeting, questi incontri anche di formazione, di scambio di esperienze, e potrete trovare nel sito sia della del sito dell'organizzazione INDTC e che nel mio sito raffaelebarone.it le relazioni del convegno che si è svolto a Roma il 22 novembre, e rinvio tutti quelli interessati a queste tematiche della comunità terapeutica, dello sviluppo dei servizi di salute mentale nella comunità locale, al prossimo incontro che si farà in Portogallo in giugno 2014. I don't mention all the many organizations which have taken part to this meeting, because you can find all the materials on the INDTC website or on the website of Raffaele Barone at et.it. And we will remember that all these problems, the items, the topics spoken about in this meeting will be treated also in the next year, in the next meeting in June, July in Portugal. Bene, allora potete trovare un po' questi documenti, collegatevi, partecipate alle discussioni, e i giovani studenti che vogliono approcciarsi a questa modalità di concepire la salute mentale nel mondo, è importante che ci siano questi scambi. Volevo solo ricordare per finire che abbiamo iniziato il nostro convegno a Roma. Marta Migorelli ha riportato la grande esperienza italiana e inglese che ha molto dato a livello mondiale in termini di modalità di concepire la salute mentale, a partire dal nostro paese che ha chiuso gli ospedali psichiatrici, adesso si accinge anche a chiudere ospedali psichiatrici giudiziari, a partire appunto da Franco Basaglia, che era un italiano. We invite to connect themselves with these websites, and Raffaele Barone remembers the intervention of Marta Vigorelli, which has spoken about the experience in Italy and in the world, but especially in Italy, in which there are very important developments of the situation in the psychiatrist world. And this also thanks to the experience of Basaglia. Finiamo questa trasmissione. Saluto un nome per tutti, John Gale di Londra. Spero che possa vedere anche lui questa trasmissione che abbiamo fatto così molto velocemente. Saluto a tutti quelli interessati a questa tematica. Arrivederci. Many salutations to all, especially to John Gale, that we hope has followed this broadcast. Thank you for your intervention, for your connection, and see you soon. Okay, grazie Michele.